Si chiamava Alan Scott Lenoir. Era un uomo il quale pensate che era Novax, era contrario al vaccino, ma dopo una lunga degenza avuta proprio in ospedale, proprio con lo stesso Covid che lui tanto andava a mistificare, sembra averlo ucciso, sembra averlo fatto fuori. L'uomo sosteneva in particolare che i vaccini per lui erano dei veleni in piena regola. Dopo 17 giorni di ventilatore, attraverso una struttura sanitaria, l'uomo però è venuto a mancare. E la sorella ovviamente grida a tutti, mettendo in allarme, dicendo: fate tutti i vaccini, non fate come lui. L'uomo pensava in particolare, ripeto, che i vaccini fossero dei veleni, che i vaccini contengono dei metalli pesanti, dei metalli che possono creare addirittura la morte. E dopo 17 giorni, ripeto, in ospedale, l'uomo in Texas è morto. Lisa Adler, la sorella, ha fatto sapere, o meglio, ha voluto raccontare a tutti la sua storia, dicendo che l'uomo era un convinto Novax, credeva che i vaccini per l'appunto fossero dei veleni a tutti gli effetti, e proprio quel maledetto coronavirus a cui tanto lui pensava e non dava peso, se l'è portato via, l'ha ucciso. Bene, questo dunque è quanto, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro a tutti da Leandro, narratore di YouTube Italia. L'uomo, pensate che è morto, l'età era di 54 anni, giovane. 54 anni ancora aveva molta vita da vivere. Ciao a tutti.